Io diciamo che ho avuto una fortuna che auguro a tutti, che è quella di individuare o volontariamente o casualmente le proprie eccellenze. Credo che tutti quanti noi abbiamo delle eccellenze. La vera fortuna è capire quali siano. Tu magari, Federico, sei uno straordinario musicista, è un ragazzo di pensiero importante, ma chi lo sa, se fossi stato violinista, sarei stato forse il più grande violinista del Ah, pianeta, beh, solo non ti è mai certo. capitato un violino in mano. Ecco, a me è capitata questa curiosa circostanza quando ero ragazzo di accompagnare questo mio amico a fare questo benedetto provino in Rai, perché avevo il motorino io, sto boxer, l'ho portato e mi sono ritrovato in una circostanza che non cercavo minimamente. Stavo studiando istituzioni di diritto romano, pensa che non c'entrava proprio niente. Ho fatto questa cosa e poi non so perché mi hanno tirato dentro. E dopo che mi hanno tirato dentro è passata una settimana, hanno chiamato a casa che volevano offrirmi questa opportunità di lavoro, che erano questa co-conduzione con Sandro Fedele e Marina Morra di un programma che si sarebbe chiamato 321 Contatto. Non volevo andare perché volevo continuare a fare l'università, io volevo fare la carriera diplomatica, volevo lavorare al Ministero degli Esteri, non mi interessava fare la televisione. Però quando mio padre seppe di questa cosa, che mi avrebbero dato 12 milioni di lire per tutto l'anno, quindi era 1 milione al mese, mio papà, che scaricava il burro ai mercati generali, mi disse: o ce vai o te vi accarci in culo a due finché diventano dispari. E quindi avendo studiato un po' di aritmetica, sapevo che a due dispari non sarebbero diventati mai, e sarebbe stato un infinito calciamento nel culo. Sei fatto E un quindi sono colpo. andato, sì, esatto, insomma, è finita un po'. Un'altra cosa che un po' mi turba è questo amore smodato per la velocità. La velocità tecnologica è un conto, la velocità umana, biologica è un altro. Non vorrei che, come scrivo nel libro, un treno deragliasse per cercare di essere veloce quanto l'altro. Credo che la nostra biologia abbia bisogno di tempi che la tecnologia invece può permettersi di non avere. Molte cose si stanno perdendo a favore di questa nuova divinità che è la velocità. Si sta perdendo il senso dell'attesa, che è un sapore, è una spezia meravigliosa delle cose che puoi conquistarti nell'esistenza. Ti perdi il senso dell'attesa, ti perdi anche il concetto di solitudine e di noia. C'è come una presenza costante di tante cose che puoi fare attraverso questi mezzi tecnologici, al punto che non ti annoi più, ti portano un preconfezionato a disposizione, mentre credo che nella noia noi sviluppiamo buona parte della nostra personalità. E non vorrei che le nuove generazioni diventassero degli automi vampirizzati Io dalla tecnologia. notavamo la Guarda adesso. stessa cosa parlando, quando abbiamo parlato, abbiamo fatto la puntata con Fiorello, una generazione completamente alienata e priva di sentimenti o invece una giusta via di mezzo? No, priva di sentimenti è difficile, bisogna vedere come saranno le capacità di adattamento a questa corsa tecnologica così rapida e così veloce, nel senso che la tecnologia non è solamente una ricerca, ma è anche un mercato. E già che è un mercato particolarmente florido, la gente verrà sempre più indotta a godere dei piaceri della tecnologia. La tecnologia moltiplica se stessa, moltiplica i suoi interessi, moltiplica i suoi mercati, e se non c'è chi acquista, se non c'è chi dipende da questi mercati crollano. Già che i mercati prigionieri non ne fanno, la tecnologia non è che si preoccupa degli effetti collaterali che potrebbe Ah produrre, beh, deve certo. solo fondamentalmente vendersi. La natura umana però è sempre la medesima, uno sviluppo umano richiede molto tempo, la tecnologia ne richiede infinitesimalmente pochissimo, e di conseguenza credo che potremmo essere più facilmente soggiogati noi dalla tecnologia che noi soggiogare la medesima. E quindi non vorrei che nel corso del tempo si creasse una vera e propria generazione di finti umani, quasi androidi, in quanto dipendenti da questa sorta di flebo di possibilità che ti offre la tecnologia, e smettere di essere umani. È Sarebbe un. già così, secondo me. Io sono il No, io, prodotto beh, di questo. probabilmente è sempre stato così, nella misura in cui l'individuo si rapporta con un mondo di usanze e. Sempre, in qualunque territorio, con maggior difficoltà, tutto qui. Il fatto è che No. secondo me non, alla fine che cos'è che è naturale? Qual è la vera natura dell'uomo?
quella, guarda, quell'animale fondamentalmente, la natura è quella. Quindi siamo belli lontani ormai da, da ciò che è il comportarsi da, da umani, tra virgolette. Guarda, no, io credo che siamo ancora in una fase embrionale di questo cambiamento. C'è un bellissimo saggio di Harari che racconta esattamente, che racconta questo saggio di Harari. È molto affascinante sotto questo aspetto. Si sta creando questo cambiamento. Noi siamo degli animali, nel libro li definisco animali con la spocchia, perché abbiamo questa grossa presunzione rispetto alle altre specie che vivono sulla Terra, dico, però noi dobbiamo mangiare, dormire, bere, evacuare e riprodurci. Questo poi è il meccanismo di base, sì, della, infatti, nostra esistenza, no? Ecco, nel corso del tempo l'uomo ha cercato costantemente di mallevarsi dalla fatica di dover procacciarsi il cibo, eccetera eccetera, per cui si è creato delle situazioni di lenimento della fatica, dalla ruota al fuoco, ai trasporti, alla comunicazione, all'agricoltura, all'allevamento. La tecnologia è la deriva scientifica di tutto questo volersi mettere sempre più comodi. Il problema è che a forza di voler star comoda, la natura umana finisce per essere soggiogata da tutto ciò che la aiuta a essere comoda. Se la tecnologia ti aiuta nella comodità, finisce per diventare più importante della nostra biologia, e già che è la dose che fa il veleno e i mercati mettono dosi importanti, non vorrei che l'avvelenamento fosse troppo precoce rispetto, sì, a quello, beh, che possono essere secondo me il può essere un po' il concetto della sì, ma tu stai parlando di oggetti, e a differenza di quello che possono essere invece i pensieri. Quando ho scritto questo libretto, fondamentalmente ho cercato di rivolgerlo ai miei figli perché continuassero a distinguere i sogni dalle illusioni. I sogni sono roba nostra, ci appartengono, vanno assolutamente coltivati. Le illusioni invece sono un prodotto indotto, dal quale possiamo rimanere feriti o deturpati definitivamente nel corso della nostra vita. Quindi coltivare i sogni, ma diffidare delle illusioni. Come fai? Qual è la chiave per distinguere un sogno da un'illusione? Perché ciò che è dedotto da ciò che è indotto. Ciò che è dedotto è qualcosa che promana da te, ciò che è indotto è qualcosa che ti viene iniettato da fuori, con maniere sempre più sofisticate, al punto tale, come parlavamo prima della televisione, ad esempio, che non capisci più se una cosa è dedotta da te o è indotta, esatto, da qualcun altro. Okay. Esatto. Cioè, questa sofisticata tecnologia confonde in questo senso. Sì, anche internet. Esatto. Ovviamente. Un'altra cosa. Sì, per quello dico, secondo me è una narrazione che è una stata narrazione infinita, avanti, quella della storia umana, certo, non c'è dubbio, ma talvolta riuscivi a distinguere il narratore dal racconto. Adesso non riesci più a distinguere il narratore dal racconto, è un po' più complicato capire se la storia è raccontata o se la stai confezionando te con la tua natura, col tuo carattere, con i tuoi desideri. Un altro aspetto che un po' mi preoccupa è la possibilità di occultamento della persona nel mondo che vedo adesso, cioè, l'anonimato, mm-hmm, una cosa mi inquieta tantissimo, riuscire a credere di partecipare ma mantenendo le distanze da questa partecipazione. Il grande tema, Paolo, è perché dall'altra parte dell'anonimato c'è il non anonimato, cioè l'essere schedati, no? Cioè, è comunque una forma di anonimato. Non venga finanziata affinché diventi uno strumento utile a chi detiene il potere, ma che il potere, sia economico, che sia politico. Secondo me ora il potere maggiore è in mano proprio ai privati, alle grandissime corporazioni. È Google, big data, sì, esatto. Cioè la possibilità poi di vendere queste informazioni a chi ha intenzione poi di sfruttarle per vendere dell'altra roba. Sì, giustamente Martini dice, è una forma di anonimato, però esistono vari scaglioni in cui, cioè, arrivi anche a dare il tuo nome e cognome, cioè, sai quando tu metti accetta il cookie? Vabbè, sì. Stai a parlare fra di voi. No, certo. Sai quando vai in un sito e ti appare la cosa accetta il cookie? Che cazzo c'è mai andato in un sito? Io non proprio non... Però teoricamente tu non, cioè, chi stai mangiando, stai mangiando una radice, questo ci fa capire che sei ancora
È ancora vicino alla natura animale. Sì, I sapori. Ho visto anche il telefono che hai tirato fuori prima. Sì. Che devo ammettere, te lo invidio un po', perché che quello un po' da spacciatore, che è quello, sì, da sì, ci solo il numero dei clienti, irritracciabile. È un esercizio, io non vorrei diventare un po' fricchettone con i miei figli, però quasi quasi lo smartphone, se mai dovesse ancora esistere, non glielo faccio avere fino ai 16 anni. È quello che scrivo nel libro. Ah, sì? Dovrebbero dare, però c'è una misura entro il quale il telefono, il collegamento ad internet, purtroppo si è sostituito come una sorta di oggetto totemico, simbolico all'affetto. Cioè dietro un telefono in realtà tu hai il contatto con la fidanzata, la famiglia. Usare il computer. Bisogna vedere in quale misura, no? In quale misura, questo è sostituibile. Mio. Ma non posso. Perché se la socialità si è riversata, che nessuno riesce a sostenere, perché la vera libertà sarebbe la solitudine, la più pura. Ogni scelta è una rinuncia. Se scegli un determinato percorso, vuol dire che ne abbandoni un altro, non c'è niente da fare. Ma ad esempio, buona parte delle problematiche che, continuando nel discorso che facciamo poc'anzi, potrebbe portare è anche la volontà costante di fare sempre meno fatica. In realtà è la fatica intrapresa che dà valore a ciò che si fa o, certo, a ciò che si ottiene. Io vedo coi ragazzi a scuola. Sì. I ragazzi a scuola studiano, ad esempio, via internet, no? E una ricerca, qualunque possa essere, è fatta con la pressione di un dito. E c'è una presunzione di conoscenza dopo, che in realtà non è tale, perché ciò che non hai dovuto ricercare o faticare o trascrivere per poi apprendere, non permane nella memoria. E sì, non ha valore. E non ha valore. Non gli dai valore tu stesso quando elabori il concetto. Hai risolto la giornata, ti sei preso il tuo bel voto, ma la mattina dopo di ciò di cui andavi cercando in rete non ti ricordi più una mazza. E quindi è completamente inutile. Perché dici che... Pensa che c'è chi parla del fatto... Pensa che c'è chi parla del fatto che adesso mandare a memoria non sia più utile, proprio per il fatto che tutta la conoscenza che è mai stata prodotta ormai è del processo mnemonico, certo. Io ma è un grande peccato, perché siamo esseri capaci di memorizzare, di immagazzinare, in questo senso. Di immagazzinare e tirare fuori quel patrimonio immagazzinato nel momento in cui riteniamo utile. Io, certo, ancora oggi mi ricordo una marea di poesie o di cose studiate a scuola. Perché? Perché dovevo fare fatica, e quella fatica ti si imprime come una cicatrice sulla pelle, per cui resta lì. Il giorno che ti occorre basta passare il dito su quella cicatrice e ti ricordi quello che accadde, e quindi ti ritorna in mente. A questa velocità non c'è neanche tempo di ferire e far cicatrizzare, quindi è tutto estremamente fluido, scorre tutto molto veloce. Abbiamo una presunzione di conoscenza che però in realtà è figlia di un'ignoranza abissale, se staccata dalla flebo della rete che ti permette di presumere di sapere tutto. Però ti faccio una domanda. Vai, no? Io sono da... Dovremmo rimanere profondamente umani. Non c'è nessuno smidollato, c'è solamente, probabilmente, se l'eccesso dovesse perdurare, secondo me c'è solamente una perdita di sapori, che non è una cosa terribile, ma non è neanche una cosa da poco, perché è come se ti venissero tolte un pochettino di papille gustative dall'anima. Però